spieghi i manuali e così lo fanno le scuole, c'è un le chiamano community college o l'università della comunità, e community college come c'è ad Austin community college, ad Austin ci sono. E quanto dura questa scuola, per dire? Dipende, un anno, due anni, dopo il liceo fai un anno, due anni e vai Ah, devi fare per forza di chi? Sempre devi fare il liceo. Per tutti quanti fanno il liceo. Tutti quanti fanno 12 anni di scuola. Dopo 12 anni di scuola puoi scegliere. Puoi andare a fare il. Ma come sono combinati? Puoi fare, per esempio, Gianmarco ha fatto. Si è preso la laurea, in storia, in arte, e ha studiato televisione, fare pitture, sculture e così via. Poi quando è finito è andato in Giappone, dopo che è andato in Giappone è tornato a casa e si è iscritto per imparare a fare il gioielliere. Ma da noi non fai tutta questa trafila. Il gioielliere lo fa col il collegio, l'università della comunità. Ma ad esempio da lui, no? Se uno vuole fare il gioielliere, ha i suoi tre anni di scuola dopo la terza media, per dire, poi non so se sono tre o sono cinque, basta. No, invece lì no, devi fare per forza il liceo e dopo se vuoi fare tipo il lavoro in manuale c'è la scuola. E finisce quando? 5 anni? Già da noi si finisce a 19, in tutta Europa 18. No, due. A che età si finisce la scuola? Come? Il liceo che ora finisce? A che ora? A che età? 2, 13, come dicono. No, che ora ho sbagliato, che età? Non a che ora? 17 anni. 17. Hai 17 anni che ho finito. Posso fare una piccola domanda di prima? Quei famosi paesi d'onore di cui in pari ha usufruito anche Obama, per l'università, come sono, com'è che uno può usufruirne? Cosa? E gli paesi d'onore per pagarsi l'università, perché anche Obama ne ha usufruito e poi magari tutta la vita sono lì a pagare questo prezzo d'onore. Sì, perché non, se uno dimostra di avere un'intelligenza superiore, con i voti e come si dimostra di avere una inclinazione a fare l'aiuto per la società, che va a fare il lavoro con negli ospedali o aiuta non so a fare ricerche in campo scientifico, qualcosa, sì. Allora e qua dietro va. Se ha dimostrato questa disposizione, allora è tipo la borsa di studio. Gli offrono le borse di studio, ma non se ne trovano tanto facilmente. Ma quale garanzia dà la persona? Solo la propria onestà? Cioè, come fa? Come fa a avere questo prestito? Cioè, tramite i punti che dimostri di avere. Oltre i voti, ma tu devi dire che garanzie dai a chi ti fa il prestito che dopo restituisci, cioè è solo sull'onore, cioè uno si fida di te, ti fa il prestito, la banca ti fa il prestito, solo il fatto che tu hai fatto l'opera buona nell'ambito ospedaliero, ne ho fatto solo aiuto. Si è dimostrato di avere dei numeri, si è dimostrato di avere dei voti che sai molto di sopra la media. Bene, ma com'è che fanno a garantirsi che tu non fai il bidone? Cioè, ti ma devi restituire. Uno che fa la cosa al di sopra della media non va a farti il bidone. Ma devi restituirle perché dopo. E certo. Ma noi no, tipo, se sei bravo e prendi la borsa di studio ti paga tutta l'università. Sì, a quanti la fanno? L'1% e gli altri 99% devono pagare.
perché di essere al di sopra della media vuol dire essere al di sopra della media, vuol dire avere delle doti che valgano la pena alla società di investire in questo tipo, perché ha fatto delle cose di dimostrate di capacità superiore. E se invece in America ti devi comunque restituirle? Non è che una parte te la buonano, cioè se tu poi ti lauri bene, non è che una parte dei soldi te li abbuonino, devi pagare tutti quanti sull'unghia, cioè sull'unghia, nel tempo. Sono di cose che non arrivano a niente, uno deve pagare. Ma come mai che ho sentito dire che c'è gente che tutta la vita è lì a pagare queste tasse qua? Perché è così. O hai i numeri o non ce li hai, se non c'hai i numeri devi pagare. No, quando presti onore, magari sulla vita pagare, non so, vai, ti paghi il MIT, ti fai pagare Stanford, eccetera, poi dopo tutta la vita lì a pagare le somme che ti hanno imprestato, giusto? Sì, ma chi hai? Olive. Hai i numeri? Sì. Sei ammesso. Passami olive. A Stanford. Passami. Ora MIT. Passami. Quando esci da Stanford o MIT. Ah, beh, c'è cronone. Avrai fatto delle cose molto importanti. Capito? Allora troverai la strada che ti mette a fare il ricercatore presso Harvard o presso l'Università di Chicago, qualche cosa così. Capito? Quindi. Non è che ti daranno un pugno di morso, ti daranno dei soldi equivalenti alle tue capacità. Capito, grazie. Le volete in versione 3D o single? No, single. Allora, ci fai qualche fotografia? Faccio.